Il sole tramontò quattro volte sul suo viaggio e alla fine del quarto giorno, che era il 4 di ottobre del 1943, il marinaio nocchiero semplice della Fuoregia Marina, Andrea Cambria, arrivò al paese delle femmine, sui mari dello Scille Caridi, imbruniva a vista d'occhio, e un filo di ventilazione alitava dal mare in rema sul basso promontorio, per tutto quel giorno. Il mare si era allisciato ancora alla grande calmeria di Scirocco, che durava senza mutamento alcuno sino dalla partenza da Napoli. Levante, ponente e levante. Ieri, oggi, domani. E quello sventolio flacco flacco dell'onda grigia, d'argento o di ferro, ripetuta a perdita d'occhio solo da alcune ore, anche se lo scirocco era sempre quello e anzi aveva infocato la posta, aveva cominciato sotto sotto ad allionirsi. Era stato naturalmente nel farsi da mare rema, intrigato e invelenito, alle prime tormentose serpentine di spurghi e di rifiuti, simili a gigantesche murene che egli col suo occhio di conoscitore andava scandagliando dal colore diverso, come di pietra muschiata, gelido, era rabbrividente. Era stato perciò, dopo che le isole erano scomparse alla sua vista dietro Capo Milazzo, e Stromboli, Vulcano, Lipari, che intravedeva per la prima volta distanti e da terra, dopo averle viste sempre dalla Palamitara, salendo per il Golfo dell'Aria, sembravano vaporare nel sole come carcasse di balene cadute in bonaccia. Benvenute e benvenuti. Io sono Andrea, del Circolo dei Narratori di Bergamo, e condivido testi letterari il sabato pomeriggio. Questo che abbiamo appena sentito iniziare è Orcinus Orca di Stefano D'Arrigo. Scusate i rumori del traffico, ma sto registrando ancora per quest'ultima volta da casa di mia madre, come si vede dalla dea Maat dietro di me. La settimana scorsa li avevate trovati anche molto opportuni, sti rumori, rispetto al contenuto del brano. Qui invece sono proprio fuori luogo. Siamo nel 43, nell'ottobre del 43, quindi poco dopo l'armistizio dell'8 settembre, e le forze armate italiane sono allo sbando. Per cui questo marinaio, come vedremo tra poco non è solo, sta cercando di tornare in Sicilia a piedi. Ha costeggiato le coste della Calabria, è arrivato a vedere lo stretto e siccome lui nella vita civile era un pescatore, guardando il mare riconosce da terra posti che lui aveva sempre visto dalla barca. Intanto che camminava verso la punta del promontorio femminoto, il cielo davanti a lui sullo stretto passava dall'ardente imporporato a una caligine di guizzi catramosi. Quando s'affacciò sul mare e ancora si vedeva chiaro per dei barbagli madreperlacei dell'aria, la notte senza luna sopraggiunse di colpo, con quel repentino e temporalesco passare dalla luce all'oscurità con cui cadono, anche nella più chiara estate, le notti di luna mancante. Nuvolaglie fumose, come rotolassero giù dalle cime dell'aspromonte dell'Andinammare, avevano sommerso e livellato in un solo nero miscuglio. Il varco aperto fra le due sponde, qualcosa in Sicilia, che per la coloritura violacea riflessa dell'acqua sembrava una grande troffa di buganville appendente sulla linea dei due mari, brillò per un attimo dal mezzo della nuvolaglia, poi il brillio cessò e lo seguì un risplendere breve breve e bianco di pietra, e allora
Nel momento in cui spariva nella fumea, riconobbe lo sperone corallino che dalla loro marina s'appruava quasi al mezzo come per spartirli fra Tirreno e Ionio. Su quella punta abitava il loro delegato di spiaggia in una casipola a cubo che era una via di mezzo fra la cabina di bastimento e la garitta della sentinella. Lo sperone serviva per consigli e conversari. Serviva pure da osservatorio sul Due Mari durante la passa, quando il sorteggio gli assegnava la posta ravvicinata riva a riva, nella quale non avevano mare sufficiente per piazzarvi la feluca dal cui albero l'intinnere scandagliava in circolo il primo a palesarsi di spada, sicché si imponeva uno scaglionamento di guardie a terra. Ed era anche allo sbracciamento o scappellamento di queste vedette che il filiere sull'ontro spiava tutt'occhi per avere avvisaglia d'animale che s'appropinquava. Zia Cambria vedeva così la notte, una notte doppiamente tenebrosa per oscuramento di guerra e difetto di luna, rovesciarsi fra lui e quell'ultimo passo di poche miglia da marine che gli restava da fare per giungere al termine del suo viaggio, che era Cariddi, una quarantina di case a testa di tenaglia dietro lo sperone in quella nuvolaglia nera, vis-à-vis Conscilla sulla linea dei due mari, e intanto che la notte si inondava sempre più per Tirreno, mangiandosi il mare di sangue pestato come ci dilagasse dentro col suo nero inchiostro, e tratto tratto sembrava accorciare la diagonale che si seguiva a occhio nudo fra lo sperone incontro a Scilla e quel punto di bassa caviglia calabrese dove si trovava. Egli andava misurando come una volta, stando a bordo all'ontro, la brevità di quel passo di mare, remando una palella dietro l'altra. Oh! Oh, sul poco fiato della spada agonizzante che smaniava, smaniava con tempo che scappava nuotando nel suo ultimo sangue e dentro quel breve miglio era già morto e le acque davanti al paese delle femmine sentivano appena la punta della sua spada perché da Caridi a lì il suo era un salto solo nella morte. Quando capitava che nel suo strano capriccio di morte lo spada sbattesse per là, erano parole e scene sicure, con quei notori armimbrogli, snelli di vita, delicati ed eleganti per natura, piacentissimi alle loro femmine, che sembra li tengano lì solo a quell'uso. Almeno una volta alla passa il sorteggio di qua e di là li metteva apposta con loro in uno stretto giro d'acque. I pescatori femminoti, i baffettini sull'appero, se ne stavano come per figura su ontri e feluche. Sembrava a vederli di lontano che aspettassero solo che uno spada stracco e avvilito, meglio ancora se perso di sangue, scapolasse da quelle di Sicilia nella loro posta. Quando fatalità voleva che l'animale pigliasse quell'indirizzo storto, avesse pure la traffinera inalberata sulla schiena come stendardo di riconoscimento, quei galantomini facevano isso fatto la mossa di incamerarselo, accampandoci sopra il diritto del malandrino. Tante volte alla ladricella tentavano persino di liberarlo dalla traffinera e di scaricare la corda in mano agli acqualatronesi, e tante volte, per strappargli il ferro in fretta, lazzariavano le belle carni. Arrivavano là con gli occhi di fuori, girandogli stretti stretti intorno come per abbordarli. «Bello il gioco delle tre carte che ci faceste», gli dicevano i pellisquadra, schiumando dalla bocca. «Di anno in anno vi fate più svelti di mano». Intanto a prua il lanzatore ripescava la traffinera, asciugava il ferro, lo lustrava col muccatore fra indice e pollice, con la delicatezza dovuta a un diamante. Poi faceva sentire lo scatto morbido della chiusura delle tre punte intorno all'asta
Infine impugnava la traffinera calibrandola e bilanciandola fra palmo e polso, come una lancia da scagliare. Faceva apposito, smaccatamente, perché lo vedessero, che la traffinera gli scappava quasi di mano, che era pronto, prontissimo a lanciare cristiani come lanciava animali e che anzi ci avrebbe messo tutti i sensi e i sentimenti. Quindi sollevava gli occhi stretti a feritoia e mirava i femminoti. Quell'animale l'ha lanciato. Fu il sottoscritto che lo lanciò, affermava. Ci fu errore, rispondevano gli sfrontati. Lo scambiammo per un povero orfanello solingo. E posavano l'osso. Dunque, il problema con questo romanzo è che il narratore si lancia in complicate digressioni, in parentesi. Non so se si è capito, questa scena del pesce spada rubato è un ricordo. Lui è sempre da solo a camminare lungo la costa di questo paese delle femmine. E scusate se mi sento in dovere di fermarmi a fare queste precisazioni, magari sono ovvie, ma già la lingua è difficile, è sperimentale. Io non so se sono abbastanza bravo da far capire solo alla lettura che cosa sta succedendo. Aspetta, ho detto da solo camminare, ma non avevamo detto l'ultima volta che invece non era solo? E infatti era già in fondo al promontorio, sotto i trafori della scogliera, quando gli giunse all'orecchio il rimbombo precipitoso della stampella di Boccadopa. I colpi si perdevano fra le cavità della scogliera, correvano sotto la massicciata. Ed era come se la loro eco gli sfiorasse i piedi in un soffio d'aria. Il rimbombo cresceva colpo su colpo, batteva e ribatteva sulla prescia di Boccadopa, che il marinaio, nemmeno a dirlo, non se lo voleva lasciare sfuggire proprio ora che erano in pizzo al mare. La notte, col suo cadere improvviso fra i due versanti del promontorio, si era messa fra lui e i soldati come una cortina fumogena. Doppiata la punta, quelli si erano trovati fra le pareti della scogliera, come in una galleria di tenebre, col marinaio sparito dentro, a non più di 200 metri davanti a loro. Si figurava dallo sbattimento di stampella la cazziata che Boccadopa sicurissimamente fece a quel pelle ossa di Porta Empedocle, che secondo il suo criterio dispotico doveva mettergli il sale sulla coda, non perderlo mai di vista. E in effetti, per 2 giorni, con la paroletta che veniva a dirgli ogni tanto, col suo bonfare, il suo sorriso di scheletro ambulante, senza altra opera di persuasione che questa, l'aveva persuaso lui a trattenersi, a non alzare i tacchi e lasciare Boccadopa e gli altri nel polverone che sollevavano con le pezze in cui tenevano fasciati i loro piedi. Ora però, con tutto quell'oscuro di mezzo, era come se li avesse distanziati 2 giorni prima. Ma il punto non era quello. Il punto era che al mare si doveva fermare anche lui. Il rimbombo si interruppe. E un istante dopo, nel silenzio cavo della scogliera, scoppiò come un boato la voce di Porta Empedocle. Mosè! Mosè! Chiamava nella notte. Si immaginò che Boccadopa lo tenesse come un cagnolo, agguantato per il cozzo, dicendogli con l'affanno fra i denti: allettigato, chiamate, chiamate, fatevi uscire il fiato. Porta Empedocle era ormai di quelli che non si bagnano né si asciugano, di quelli che non possono più dire, come si dice, bene e male sempre viene, perché il male gli era venuto in una tale quantità che anche il bene, si poteva dire, gli era venuto col male. Non era uno scheletro ambulante, eppure non camminava, rideva, viveva. Era uno scheletro, ma Boccadopa pareva non vedergli le ossa sotto la pelle perché lo aveva preso a struggere, come fosse convinto che ci fosse ancora da struggere in lui. E il fatto che Boccadopa non se ne scandaliasse, a Porta Empedocle smuoveva una specie di riso, anche se spesso questo riso gli restava dietro i denti,
quasi in trasparenza. Anche in quel momento pareva che se lo pigliasse a pizzola a bocca d'oppa. Mosè! Mosè! Gridando pareva giocare con la O, come facesse bolle di sapone. E l'eco si arrotondava in bocca al promontorio come un gigantesco mormorio di meraviglia. Risorse il rimbombo della stampella di Boccadopa per un poco batté. Bu, bu. E poi Portempedocle tornò a gettare il suo richiamo nella notte. Mosè, fermatevi! Non scomparite! Gli gridò. E questa volta c'era un certo afflevo nella sua voce, come una ribellione di accenti ansiosi. Ma forse pure quella, la febbrosità di tono, gli indettava con la forza Boccadopa. Pigliatelo nel mazzo, tu Boccadopa, e quel Mosè che mi vai nominando, gli mormorò. Ormai si doveva sciogliere dall'esercito. Con le femminote si otteneva trasbordo per sé solo, doveva baciare in terra e guardare in cielo. Non sapeva quali parole e argomenti di persuasione trovare. E che promettergli, che inventargli a quelle scabrose femmine per farsi pigliare in barca, se barca c'era, se corrispondeva a sentito dire. Figurarsi se poteva accollarsi anche quel peso morto, quattro soldati di terra, di cui uno con una gamba sola e la stampella, tutti e quattro poi poteva figurarseli, spagnatissimi. Sia di mettersi sia di non mettersi in mare. Per questo da 2 giorni lo seguivano, non lo perdevano mai di vista, se lo covavano con gli occhi per il mare. E per questo quel pelle ossa sfantasiato di Portempedocle da 2 giorni l'andava appellando Mosè, con tanta serietà che lui stesso non solo si voltava a quell'apostrofe, ma certe volte si scordava quasi quasi di chiamarsi Andrea Cambria e gli pareva quasi quasi di essere stato inteso sempre Mosè, Mosè Marinaro. In quattro che erano, dopo un giorno o due che lo tallonavano, gli contavano i passi, lo tenevano d'occhio dall'alba al tramonto, in mente a lui si erano come moltiplicati. Qualche volta se si girava a occhiare verso di loro, gli veniva di immaginare che il polverone sollevato dalle pezze in cui strascicavano i piedi fosse solo l'inizio di una lunga nuvola biancastra, dentro la quale per le coste calabresi il popolo ebraico di guerra in guerra si spostava verso sud, sud-est, sempre affamato, ramingo, ferito, sempre in cerca di una patria, di un cielo, di una terra per tetto e rifugio. Avanzi di guerra misteriosi e pezzentieri, impiegati e mutilati, chi si vedeva e chi no, e la stampella di Boccadopa ci stava come per insegna e simbolo. Avevano l'aria di marciare veramente dietro lui verso il Mar Rosso, anche se ignari. Quella era l'aria. Portempedocle gliel'aveva proprio marcata, l'aria ebrea, siciliana, di quelli che tireranno il respiro solo quando passeranno il mare. E solo là, di là, si sentiranno salvi. Si illuderanno veramente, pensava. Si illuderanno di sentirmele dire pure a me quelle parole mammalucchine. Apriti mare! Lasciaci passare! E lui s'apre, si fa di fianco e noi trasbordiamo sull'isola a camminata, discorrendo e fumandoci una sigaretta. Questi rituffi di caffè. Questi soldati di terra lo avevano innescato in Alta Calabria, nelle vicinanze di un paese che si chiamava Praia a Mare, e non senza ragione. Da lì in poi, infatti, il terramare era per miglia e miglia playa e playa, costiere di sabbie dolci e sabbie dure, scavate di tanto in tanto dai letti asciutti e pietrosi delle fiumare che brillavano in lontananza. Non so se si è capito, siccome lui è uomo di mare, questi altri 4 soldati comandati da questo Boccadopa
Lo seguivano sperando che lui avesse un modo per attraversare lo stretto, ma lui non vuole essere seguito, sa che attraversare lo stretto sarà un problema anche per lui. E forse la sua unica speranza di riuscirci è avere un passaggio da una contrabbandiera femminota. Ora, questa storia delle femminote diventerà importante nel romanzo. Gli era scoppiata la Boccadopa ai compagni tutta quella ambascia del mare da passare. E questo in conseguenza di un incontro strano, per non dire fenomenale, che lui e loro, anche se separatamente, avevano fatto con una piccola comarca di femminote straviate là sopra, che sarebbe, come dire, il polo nord per esse, dal loro verso e direzioni abituali che non furono mai di salire per Calabria, ma di scendere e passare mare per Sicilia, dato che il loro stile di vita, stile mascolo, cioè di buscarsi la vita, consistente sempre in arraffamento di sale franco a Messina e in spedienti per passarlo in Calabria senza pagare dazio, sotto l'occhio di finanza e questura, fra manovre di treni e imbarco di vagoni. Fra molo e ferribò, arrivi e partenze, merci e passeggeri, colli e bagagli, finestrini e staffe, scambi e respingenti, latrine estive, ponti e scalette, vapori di locomotive e fischi di sirene. Straviate, come gabbiani dirottati sullo scille cridi da qualche tempestona oceanica, che da Gibilterra rintrona nel canale e fa venire il pellizzone, i brividori di pelle. O come rondini marine che trasvolano atterrite verso terra, svolante nuvola nera davanti alla burrascata che viene ribellando di lontano i cavalloni e rigonfi e tenebrosi delle furie, o come le quaglie anticipate dal maggio all'aprile che sbattono sulle dune di Casablanca o alle prime alture di Spartà, stracque e accaldate di sabbia africana. E sono segno che s'avvicina un'estate selvaggia, un tale terribilio di scirocco o levante che si scioglierà il catrame sotto le barche al secco. E lo spada, magari per tutti e quattro i mesi senza erre, passerà basso sotto i 15 metri. E là non c'è occhio che possa scandagliarsene. Là anche l'occhio più fino di falcone dovrà farci sopra una lagrimella. E in tinere e filiere si terranno sciolti in coffa perché prima o poi gli si rovescerà il bianco degli occhi e precipiteranno a mare come sparati dal loro albero di vedetta con la testa che gli fumiga sotto il cappello di paglia, straviate così come gabbiani, rondini marine e quaglie quando sono fuori tempo e fuori luogo e allora sono sempre avvisaglia di qualche novità e novità sempre dispiacente. Se si sa smorfiarla. E questo incontro con queste femmine e femminote straviate, non ve lo racconto, è anch'esso un flashback, è un ricordo, ma il libro non è diviso in capitoli, insomma, prima o poi bisogna fermarsi così in maniera anche arbitraria. E dicevo poi questa storia delle femminote diventerà importante nel romanzo e io ho un rapporto molto ambiguo con questa presenza femminile. Da un lato apprezzo queste donne indipendenti che lavorano, che rubano, che si tengono a fianco gli uomini solo per quell'uso. Dall'altro lato è chiaro che queste donne sono simboliche, sono una fantasia maschile anch'esse, sono la regina di cuori di Alice, non certo una rappresentazione realistica. Però sapete, forse in un'epoca in cui una maestra d'asilo che ha una vita sessuale viene licenziata, non è male, tenere presente un modello letterario diverso, sì, è vero, è solo un altro stereotipo, ma anche avere un repertorio di stereotipi più tridimensionale.
potrebbe essere un arricchimento. Poi è chiaro, per uscire dall'ambito degli stereotipi, la donna dovrebbe raccontarsi da sé, non essere raccontata, e qui non succede. Però non è l'unica storia che condividiamo. Io vi rimando ai video precedenti. Ho notato, non era programmata questa cosa, ma in questa seconda stagione di 6 video, 4 sono di autrici donne. E se vi va, potete leggere voi questo testo che appunto non vado avanti a raccontare, Stefano D'Arrigo, Orcinus Orca. L'edizione originale sarebbe Mondadori 1975, ma io ho letto dall'edizione Rizzoli 2017. E come al solito, scrivete un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, mandatemi un messaggio se avete il mio numero, datemi una motivazione per continuare questo impegno se volete che io continui. Vi aspetto sabato prossimo.